Tommaso, sei arrivato da più di un mese, il Monza ti ha voluto fortemente, la proprietà, il dottor Galliani, il mister Brocchi, come ti sei integrato fin qui, come sta andando? Sì, è un mese che sono qui, mi trovo molto bene, per questo devo ringraziare sia i ragazzi che lo staff che mi ha accolto nel migliore dei modi, mi ha permesso appunto di integrarmi e soprattutto mi sta dando tempo per capire come funzionano le cose e sono contento che stiamo comunque arrivando a dei risultati anche con le prestazioni in campo. Quanta voglia di reagire avete dopo la sconfitta con la Juve che si può considerare un incidente di percorso? La voglia di reagire è sempre tanta, soprattutto dopo una sconfitta come quella di domenica, che brucia perché abbiamo fatto un primo tempo secondo me positivo e abbiamo pagato degli errori. La cosa importante è che comunque abbiamo tenuto fortunatamente il distacco dalla seconda e questa cosa qua è uno stimolo in più, noi dobbiamo cercare di guardare la partita di sabato e mettere da parte la sconfitta di domenica scorsa, ormai è passata, abbiamo analizzato gli errori fatti e ci concentriamo sulla Lazio. La nota positiva è che le avversarie hanno perso, siete ancora più 17, bisogna però stare attenti perché fanno tutti la partita della vita contro il Monza, si può dire questo. Sì, è una cosa che dobbiamo aspettarci, e cambia poco in realtà per noi, dobbiamo riuscire a portare in campo le nostre qualità e anche le nostre qualità morali e caratteriali. Perché una volta completata questa cosa, credo che non ci sia avversario in campo, per cui dobbiamo essere concentrati su noi stessi, cercare di raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Se si guarda la classifica marcatori del girone A, hai un solo gol. Sembrerebbe che segni poco, in realtà con i 9 del Sud Tirol sei a 10, sei il giocatore che ne ha fatti di più del Monza in stagione. Diciamo che il vizio del gol è una tua caratteristica. Sì, i 6 mesi a Bolzano sicuramente sono stati positivi anche sotto dal punto di vista realizzativo, per cui sono contento di questa cosa, ma è diciamo, uno stimolo per me per far sempre meglio, per migliorarmi anno dopo anno. Non sono abituato a guardare indietro nella vita e nel calcio e preferisco guardare al presente e al mio futuro, per cui sono concentrato su Monza e spero che questo gol, quello con Lecco, sia il primo di tanti. Sappiamo che ti piace molto la musica, suoni la chitarra, il pianoforte, hai ricordato il compleanno di De André sui social, nello spogliatoio, hai già fatto sentire qualcosa ai tuoi compagni, che programmi hai? No, non ho ancora fatto sentire niente, ma anche perché ho un carattere abbastanza introverso e mi piace tenere le mie passioni per me e quindi anche quella che è la musica è una cosa che faccio per me e che diciamo approfondisco nel tempo libero, per cui non ho ancora avuto la possibilità e neanche troppo la voglia di condividere questa cosa, ma è più una questione caratteriale che altro. Ecco, a proposito, se dovessi scegliere una canzone che ci dai un suggerimento per questa intervista, cosa ci consiglieresti? Una musica? O Domanda complicata questa. l'artista? L'artista sto ascoltando molto Brunori Sas ultimamente, che è sicuramente uno degli artisti contemporanei che mi piacciono di più, per cui l'ultimo album in particolare mi è piaciuto un sacco, per cui ti direi Brunori. Bene, grazie. Allora l'ultima, invece che partita ti aspetti con l'Arezzo che ha appena vinto fuori casa per la prima volta? Ma è una partita complicata, è una partita difficile, perché comunque è una squadra preparata, organizzata. Conosco molto bene l'allenatore perché ci ho giocato con lui ad Ascoli e so che oltre che essere stato un grande giocatore, è anche un allenatore che sta facendo molto bene, per cui sicuramente troveremo una squadra organizzata. Dobbiamo cercare di sfruttare i nostri punti di forza e cercare soprattutto di vincere, è la cosa più importante. Grazie, Tommaso. Grazie.